Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo finalmente in un nuovo unboxing. Questa volta vi farò vedere degli articoli da truttaria veramente interessanti. Partiamo subito. Oggi ragazzi vi farò vedere questi due pacchetti che mi sono arrivati da Tutto Spinning. È la prima volta che acquisto da Tutto Spinning e sono veramente super soddisfatto. La merce è arrivata in 24 ore praticamente ed è tutto a posto, quindi ve lo consiglio assolutamente. Direi di partire da questo pacchettino per poi passare alla canna ragazzi. Questo pacchettino troviamo un pochino di cose. Qui abbiamo due fili da truttare ovviamente, il Sunline Throatis Darkness, un nylon da truttare veramente particolare e innovativo. Questo nylon ha la particolarità di avere un peso molecolare più alto di un normale nylon e questo vi garantisce lanci molto lunghi anche con spoon molto piccoli. Dopo 75 metri di filo, non so se lo vedete, ma abbiamo questo marker giallo fluo che ci aiuterà a regolarci con la quantità di filo che metteremo nel nostro mulinello. Poi qui abbiamo la catena Spettro della Game Laboratorio, e la Game Laboratorio è una marca italiana, quindi abbiamo tutto made in Italy. Qui c'è una bellissima descrizione, se volete leggerla mettete in pausa il video. Adesso ve lo faccio vedere. Si presenta in questo modo e guardate il colore ragazzi, colore spettacolare, bicolore, abbiamo azzurro e viola, è veramente fighissimo. Ovviamente 91 metri dello 004 non vi occupano niente, infatti guardate, quindi con 91 metri di 004 sarete costretti a fare un bel fondo e poi ci mettete questo alla fine. Direi di passare a qualcosa di un po' più interessante ragazzi. Qui abbiamo una bella confezione del Favorite Arena Reel. Il Favorite Arena Reel è l'unico mulinello prodotto dalla Favorite. Per chi non la conoscesse, la Favorite è una marca che produce principalmente canne da pesca per tutti gli usi, dalla pesca ai tonni al truttaria, e produce questo mulinello. È la taglia C2000S, ovvero corpo 1000 e bobina 2000, e ovviamente S alla bobina shallow, la bobina match, ovvero una bobina che regge pochissimo filo. Viene fornito in una custodia di tessuto, guardate, bellissima, con tanto di logo Favorite e velcro. Eccolo qui ragazzi. Adesso ragazzi vi spiegherò meglio tutti i dettagli. Corpo e rotore del mulinello sono in fibra di carbonio, un materiale chiamato Airlite. Il bordo della bobina e il guidafilo sono trattati in nitruro di silicio, un materiale resistente all'abrasione. L'archetto di questo mulinello è cavo all'interno, questo gli garantisce leggerezza e chiusura con un semplice scatto della manovella. Come ho detto prima, abbiamo corpo del 1000 e bobina 2000, questo ci garantisce lanci più lunghi. Il design di questo mulinello è veramente spaziale, guardate, pomello in sughero con tanto di logo Favorite stampato sopra. Poi abbiamo 10 cuscinetti più uno, quindi 10 cuscinetti nel rotore più un cuscinetto sul guidafilo. Questo ragazzi garantisce un'ottima scorrevolezza e un recupero super fluido. Il mulinello pesa solo 180 grammi, quindi veramente una piuma ragazzi. Ha un max drag di 9 libbre e una frizione micrometrica. Guardate che spettacolo di meccanica, guardate che spettacolo, bellissimo. Quindi ragazzi, se volete un mulinello affidabile, scorrevole, robusto, che abbia un corpo 1000 e una bobina 2000, vi consiglio il mulinello della Favorite. Adesso direi di passare alla canna. Oggi ragazzi vi andrò a far vedere la Favorite Arena Vivid Blue, una canna da truttare molto tecnica e con una schiena leggermente più potente delle altre, infatti è la più robusta della serie Vivid. La serie Vivid comprende 5 canne: la Tiffany, la Brown, la Yellow, la Violet e la Blue. Tutte tranne la Blue sono uguali per grammatura, peso e azione. La Blue è una canna leggermente più corta e leggermente più robusta. Adesso vi farò vedere il perché. Iniziamo a tirare fuori il primo pezzo. Guardate che design impeccabile ragazzi, totalmente in eva, portamulinello a vite in metallo e con tanto di logo Favorite.
L'arena Vivid Blue è la più robusta e la più tecnica e la più corta della serie Arena Vivid. Infatti è 1,68 m a differenza delle altre della serie che sono 1,90 m. Soprattutto nelle fasi di partenza di una gara dove i turni sono molto frenetici, molto veloci, e avere una canna corta ci aiuta in questo caso. La canna regge 1,5-5 grammi, quindi potremmo gestirci un grande range di esche. È lunga 1,68 m e ha un'azione moderate slow. Abbiamo anelli in pietra sic e un grezzo completamente in carbonio, un grezzo Torai. La Torai è un'altra marca che produce attrezzature da truttaria veramente ottime. Avendo un grezzo Torai, la canna è veramente leggerissima, infatti pesa solo 90 grammi. Abbinandola al mulinello Favorite avremo solo 190 grammi di attrezzatura, quindi veramente niente. Quindi ragazzi, questa canna ve la consiglio quando avete trote molto attive o trote grosse anche, perché ovviamente questa non è una canna da micro spoon, è una canna un pochino più duretta. Se invece volete una canna che può gestire anche esche un po' più piccole, potete andare a guardare tutta la serie Vivid, che hanno sempre questo manico in eva bellissimo, anche di altri colori. Vi lascio tutti i link in descrizione. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, scrivetemi nei commenti se avete dubbi o domande. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video, probabilmente con la prova in pesca di queste attrezzature. Ciao ragazzi!